Romano Segurini, come mai questa casa museo così bella? Io sono nato qui vicino, sono un savernese doc. Quindi per ragioni matrimoniali mi sono trasferito nel 65 a Sant'Alberto, in quella che era la casa di Talanti. Bene, lì ho vissuto, ho fatto la mia carriera e quant'altro. Poi in previsione del mio pensionamento, che era prossimo ed è stato del 99, mi sono posto un po' l'obiettivo di trovare un ricovero a questi attrezzi che voi vedete qui. La casa di Sant'Alberto, pur essendo grande, era piccola, insufficiente, e quindi ritornare là dove da bambino ho giocato per me era un elemento romantico molto importante. E quindi sono andato alla ricerca di un luogo opportuno per ricoverare tutta questa roba. E mi è capitato questa. Questa è la casa di Falpat Cicognani e quindi nel 96 l'ho presa, l'ho acquistata, ci ho messo un mucchio di soldi, ci lavoravo il giorno di Pasqua e di Natale e un po' alla volta ho ricostruito questa specie di museo, chiamo una specie di museo. Questa è una vecchia casa contadina della Bassa Romagna con tutte le caratteristiche tipiche della casa contadina: il nucleo centrale, abitativo, la stalla, il fienile, il casone, i bassocomodi e due elementi che erano tipici della casa contadina, i capanni, la capena e i capen. Perché la capena e i capen? Perché questa era una zona valliva, quindi c'era la materia prima, c'era la canna palustre e quindi 5-6 anni fa, con il contributo dell'ultimo capannaro oggi esistente, abbiamo ricostruito ciò che c'era anche precedentemente. Tante al giorno d'oggi, recuperare la memoria e conservare la memoria delle usanze contadine e del passato contadino di questa terra. Ma io ho una laurea in economia, quindi mi ricordo il primo esame che diedi era di storia economica col professor Porisini e quindi, ciao Dino, e quindi la ricerca storica, la testimonianza oggi è fondamentale. Purtroppo è trascurata, però non è detto che qualcuno si prenda la briga, fra virgolette, di recuperare queste memorie, queste testimonianze storiche per riproporle ai giovani di oggi che non sanno distinguere fra un coniglio e un pollo.